Ciao a tutti, questa è la seconda volta che registro questo video perché, ahimè, la prima volta l'avevo registrato tipo una decina di giorni fa e mi dicevo sempre domani lo metto su, domani lo carico, finché poi praticamente ieri ci ho registrato sopra perché sono venute giù a trovarmi Norma e Valentina Alchimia. Sono rimaste con me praticamente una mezza giornata, abbiamo pranzato insieme e ne ho approfittato per fare un po' di filmati, per cui sono, non ricordandomi di avere sulla memoria l'altro filmato, ci ho registrato sopra, ma non fa niente, è molto più carino il filmato che ho fatto ieri, per cui per questo del materiale posso rifarmi adesso. E voglio mostrarvi in questo video dei regali che ho ricevuto, dei regali, vi faccio vedere solo quelli perlinosi che ho ricevuto quando sono stata a raduno in Toscana con le altre ragazze e niente, volevo farvi vedere tutte le meraviglie che ho ricevuto. Quello che sto inquadrando adesso mi è stato donato da Norma, che mi ha fatto questo bellissimo bracciale Shambhala, tutto sui toni del lilla, ha usato dei bellissimi mezzi cristalli, hanno veramente un bellissimo colore che ovviamente non viene ripreso in maniera ottimale dalla telecamera, fidatevi sulla parola, è veramente veramente bello. Poi mi ha regalato questi tre ottagoni che hanno una colorazione molto simile al vitral della Swarovski e mi piacciono veramente tantissimo, penso che li userò per fare una collana. E poi queste bellissime perle, io me ne sono veramente innamorata, adesso qua proprio non rendono per niente perché sono tipo glicine come colore, qua sembrano blu, ma non saprei come fare. Sono, no, proprio non sono del colore di quelle in cui le state vedendo voi, assolutamente. Sono proprio, avete presente il colore dei fiori del glicine, quel malva viola? E sono proprio di quel colore lì e sono veramente molto belle e penso che ci farò uno Shambhala perché sono innamorata io di questo tipo di bracciali. Poi figuriamoci d'estate, si useranno veramente tantissimo. Poi vi faccio vedere cosa mi ha regalato Valentina Alchimia. Questo qua è il regalo della Valentina e voi vi chiederete cos'è? Un portagioie forse? La prima cosa che ho pensato io è stato quello, avete presente quei rotoli portabigiotteria? E invece no, vi faccio vedere. Tra l'altro poi... questo lei l'ha fatto proprio con le sue mani, l'ha cucito lei, è fatto in cotone, neanche sintetico, ho usato pure cotone al 100% e praticamente mi ha creato, siccome mi lamento sempre per portafialette e non so mai dove metterle, bla 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 bla, mi ha creato praticamente questo portafialette. È o non è una bellissima idea? E praticamente io ci ho infilato per adesso un po' di fialette di quelle che... sono perline che utilizzo meno delle deliche, delle roccaie, ad esempio le gocce o i triangoli o insomma tutte quelle, quei cubi, vedete, devo finire di riempirlo. E veramente ho molto apprezzato questo regalo perché lo trovo veramente, a parte che è molto fine ed è fatto benissimo, lo trovo veramente utile. Praticamente ha fatto una striscia di tessuto, sono due perché poi sono cucite praticamente a doppio, vedete, e poi con un elastico praticamente tutto cucito ha creato questi spazietti per infilare le fialette e poi ovviamente si arrotola su se stesso e con questo laccetto qua di organza si annoda per tenerlo chiuso. Devo dire veramente che sono rimasta molto molto contenta di questo regalo, quindi ringrazio anche la Valentina. E veniamo alla Julie, la Julie Fata Morgana, che mi ha regalato una marea di materiale, mamma mia, è tantissimo, ci metterò un'ora a farvelo vedere tutto. Mi ha regalato un sacco di cose, allora mettiamo insieme le cose per tipologia così le faccio vedere insieme. Mi ha regalato praticamente queste che vedete inquadrate adesso, che sono delle basi filigranate per orecchini veramente molto belle.
Guardate come è fatta bene la filigrana. E sono molto leggeri, tra l'altro. Poi mi ha regalato queste altre basi qua, sempre per orecchini, sempre stile un po' etnico. Poi ha questi forellini al centro che sono comodi magari per inserirci delle pietre o qualcosa, per decorare, insomma. E poi mi ha regalato questi cerchi saldati, di questa dimensione qua più grande e di questa più piccola. Anche questi qua molto utili per lavorare magari a brick stitch e fare appunto degli orecchini, oppure per fare dei connettori, diciamo, per collane o affini. Poi mi ha regalato un po' di minuteria, chiusure, palline. Adesso ve le metto tutte insieme, così ve le mostro. Allora, ci sono queste coppettine qua, color argento, molto carine, le classiche coppette. Poi ci sono questi fiorellini qui, che sono dei distanziatori, che ho visto tante persone utilizzarli insieme per fare delle spirali. Mi sembra di averlo visto su un vecchissimo video di Valentina OOO, che faceva dei bracciali molto carini, praticamente inserendo una dopo l'altra questi fiorellini, alternandoli delle pietre dure, e niente, non li avevo mai avuti e quindi mi ha fatto molto piacere che me li abbia regalati. Poi queste bellissime sfere qua, color argento, di vario tipo, alcune filigranate, alcune puntinate, di varie dimensioni, e poi questi altri intercalari, diciamo, insieme anche a delle coppette. C'è tutto un mix, diciamo, qui dentro, di materiale creativo. Poi mi ha regalato questo filo di pietre verdi, che a vederle così sembrano tagliate giù come mezzi cristalli. Non so sinceramente se sono pietre o se siano pietre o cristalli. Comunque è un bel verde molto molto carine, e penso che le userò per qualcosa di invernale, le conservo per l'autunno. Poi mi ha regalato anche diverse pietre che adesso vado a raccattare da dove le ho poggiate. Tu non c'entri niente, via. Ecco qua, ho fatto un po' un misturotte. Partiamo da questa, è una pietra dura, mi sembra onice, tutta scolpita a mano, e rappresenta questo cameo con questa donna, ed è una pietra forata, tra l'altro, quindi può essere utilizzata anche infilata, ed è molto particolare. Non penso che la incastonerò comunque, ma la lascerò appunto come componente di una collana. Adesso vedremo, ci penserò bene. Poi mi ha regalato tutte queste pietre qui. Ci sono, non le riconosco tutte, delle gocce che suppongo siano impastate di turchese. Ci sono degli occhi di tigre. C'è della, forse questa è giada bianca. Ci sono dei lapislazzuli, delle ametiste e delle pietre che non riconosco, tipo queste bellissime qua. Forse un tipo di giada, chissà. Comunque tantissime e molto belle, che penso di incastonare. Poi mi ha regalato, perché non è mica finita, tutto questo sacchettone qua, pieno di altri componenti, altri cerchi, altri distanziatori. Ci sono delle coppette, ci sono un sacco di cosine in questo sacchetto. Quindi mi ha proprio rifornito alla grande, direi. Poi adesso ne ho qua uno, perché l'altro ce l'ho in camera, non l'ho preso su. Mi ha regalato praticamente un paio di orecchini fatti da lei, martellati in rame, quella lì è una foglia di rame martellata, e poi ha aggiunto questo mezzo cristallo e la monachella fatta da lei. E devo dire che sono molto carini, soprattutto belli leggeri al lobo, non danno minimamente fastidio, li porto spesso e volentieri. Poi mi ha regalato anche altre cose che vi faccio vedere lo stesso, tanto le ho qui, anche se non sono perlinose. Mi ha regalato questo, un libro per fare i gelati in casa, sapendo che praticamente mi piacciono non poco i gelati, e questa è una cosa che abbiamo in comune comunque, perché piacciono tanto anche a lei. E mi ha regalato questo libro che sicuramente brevetterò molto presto.
e Dulcis in fundo mi ha regalato, aiuto, una cosa che forse ce la faccio, ce l'ho fatta. Fai video con la bocca, vabbè, lasciamo perdere. Questa bellissima sciarpa in lurex di Renato Balestra sul blu, ed è enorme praticamente, è quasi uno scialle, è gigantesca, che userò sicuramente quest'inverno durante le serate magari in cui uscirò, e devo dire che mi è piaciuta tanto. Ho veramente esagerato con questi regali, non so che dire, oltre a ringraziarle tutte quante, dalla prima all'ultima. Ho anche questo braccialetto qui che mi ha regalato Ilaria, un'altra ragazza che era con noi. Sono questi fatti di stoffa, tutto cuoricini, e lei è molto carina, mi ha regalato anche un ombretto molto bello della Pupa, che però in questo momento è in zona cosmetici e non ho con me. Comunque grazie anche a lei, grazie anche a tutte le altre ragazze per la compagnia, per i bei giorni passati insieme, per tutto il divertimento. Spero di rivedervi tutte prestissimo, e mando un bacio a tutti quanti. Ciao, ciao a tutti.